Gentili telespettatori, rieccoci, ci risiamo con le consultazioni. Quarto appuntamento con i personaggi politici agropolesi. Questo oggi, insomma, ospitiamo il primo, pensate, politico che ha avanzato subito la candidatura a sindaco. Ovvero, sto parlando del mio amico, nonché candidato a sindaco, Giovanni Basile. Benvenuto. Grazie, grazie dell'invito Gianni, saluto tutti i telespettatori di Centociane, anche quelli via web. Giovanni, allora, è passato un bel po' di tempo dalla tua decisione, insomma, no, di candidarti. E allora raccontaci un poco da quella data ad oggi qual è stata l'evoluzione del tuo progetto politico e poi continuiamo, insomma, nel capire quella che sarà la tua strada, insomma, i tuoi incontri, il tuo prosieguo. Partiamo dall'inizio. Che cosa è cambiato da allora? È cambiato che abbiamo avuto vari incontri sia con i referenti politici dei partiti centrodestra, ci sono delle trattative in fase molto avanzata, perché l'obiettivo è una candidatura a sindaco, come ho sempre detto, di centrodestra, e quindi marcatamente politica, anche se la valutazione è quella di non avere simboli di partito, perché dobbiamo lavorare sulla base di due step. Il primo step deve essere quello di programmare, fare programma, valutare quali sono le ricette e quali sono le medicine da somministrare alla nostra città, e poi successivamente fare un discorso di ricomposizione e rifondazione proprio del centrodestra a livello di partite. Agropoli è una grande città, è una città importante, la capitale del Cilento, e Agropoli vede in questo momento i partiti centrodestra totalmente sconquassati, non ci sono riferimenti, referenti, c'è molta voglia di impegnarsi nella politica, ma non ci sono dei riferimenti politici in città, non ci sono sedi di partito, non ci sono tesserati, non ci sono organigrammi. Quindi diciamo che quando ho avuto modo di parlare con riferimenti politici, non solo provinciali e regionali, io ho evidenziato proprio questo, cioè il lavoro che stavo facendo nella Lega si è interrotto proprio perché c'è il problema che a volte l'impegno profuso non porta dei riconoscimenti che devono essere poi del lavoro effettuato. Poi nel mio caso specifico c'è stata una presa di distanza da alcune decisioni del leader nazionale, quindi non mi sono più riconosciuto in una casa che pensavo che fosse la mia, e quindi la voglia di rimettersi in gioco, ripartire da zero. Ho ottimi rapporti con tutti i vertici di partiti del centrodestra, ho avuto molti apprezzamenti, questo è importante, ma questo è quello che riguarda un ambito più provinciale, regionale e nazionale. A livello locale c'è stata sempre la presenza nel centrodestra di elementi che non sono inclusivi, non sono aggregativi, che non reputo né nemici né avversari, ma che devono comunque capire che le cose si evolvono, vanno avanti, e quindi se la politica è fatta dai partiti e i partiti poi affrontano delle campagne elettorali nazionali, regionali, locali, se non si lavora tutti insieme, non male che i risultati sono quelli, cioè avere i comuni più importanti del nostro territorio amministrati da un centrosinistra che a volte non è nemmeno sinistra o non è qualcosa che si può identificare con la sinistra. Io penso che ci sia in questo momento i nostri territori amministrati da una sinistra deviata, chiamiamola così, e quindi io ho sempre visto le elezioni come il compito in classe, cioè bisogna studiare tutto l'anno e affrontare il compito in maniera serena, sapendo il lavoro svolto e sapendo che i risultati comunque, bene o male, ripagano del lavoro effettuato. Diciamo che tu hai davanti a te due imprese abbastanza complesse. La seconda è sicuramente nella campagna elettorale, perché sarà, a mio modo di vedere, naturalmente, a mio avviso, una campagna elettorale molto combattuta. E questo è il secondo ostacolo, perché tu penso che il primo ostacolo che dovrai affrontare è questa leadership nel centrodestra, perché no? Ci sono tanti politici che ambiscono
a essere leader. Uno tra tanti, insomma, è Costabile Spinelli, che ex sindaco di Castellabate, sembra molto deciso nel candidarsi, insomma, anche lui come esponente del centrodestra. Che cosa puoi valutare in merito a questa sua decisione, che sembra sempre più, diciamo così, corposa e decisa? Ho incontrato Costabile Spinelli, abbiamo avuto modo di confrontarci, perché io penso che lascio ad altri fare le riunioni piene di persone autocelebrative. Io invece sono pragmatico, e quindi penso di affrontare le cose a volte anche guardandosi in faccia, anche da soli. E quindi ho avuto modo di incontrare Costabile Spinelli, ci siamo confrontati, ho spiegato quali erano le mie perplessità, non su una sua candidatura, perché io penso che la democrazia deve essere un qualcosa che dia a chiunque la possibilità di avere la voglia di confrontarsi, di candidarsi, ci mancherebbe altro. E in questo, perdonami, te ne devo dare atto, perché sei una persona sempre molto corretta e leale anche con gli avversari. Anche perché nel 2018, quando io sono stato candidato al Senato e ho avuto purtroppo un'ottima affermazione, dico purtroppo perché forse è stato quello che ha dato fastidio a qualcuno, e poi ti rispondo anche sul fatto delle cose difficili. Ecco, avevamo a maggioritario proprio Costabile Spinelli, che ha affrontato queste elezioni, e quindi abbiamo avuto modo anche di lavorare a livello di campagna elettorale. Ci siamo conosciuti politicamente, ci siamo in un certo senso anche innamorati politicamente da questo punto di vista. E io all'epoca gli dissi: tu non conosci il territorio agropolese, quindi a mio avviso su Agropoli bisogna fare un certo tipo di lavoro. Il risultato fu che noi ad Agropoli, con una lega che era inizialmente al 4%, su base provinciale era al 9%, al Senato raggiungeva il 14% quasi, quindi fu un risultato strepitoso che per me non cambiava nulla, perché ero quarto nell'istino al Senato con nessuna velleità di elezione. Purtroppo lui non ce la fece per alcuni voti, che forse se Castellabate avesse fatto di più, qualche sorpresa importante ce la potevamo togliere in quella famosa elezione del 2018, che Franco Alfieri alla Camera arrivò terzo dopo la Ferraioli, la signorina del 5 Stelle non ricordo più, poi venne lui. Quindi diciamo che abbiamo avuto modo anche di confrontarci su questo dato, cioè abbiamo lavorato così bene insieme, no? E quindi c'era anche la possibilità di fare qualcosa che non escluda lo stato attuale, perché io ho sempre pensato che le prossime elezioni possono essere vinte solo da chi riesce a coalizzare il più possibile, non necessariamente tutto il contrario. Fare un discorso innanzitutto tra persone per bene, e Costabile è una persona per bene, e io questo lo affermerò sempre, ma soprattutto su un discorso programmatico e su un discorso di come affrontare le difficoltà che oggi la nostra città ha per colpa di questa amministrazione che insegue i problemi, non programma, vive sul quotidiano e ha proiettato Agropoli a un livello che secondo me non le compete, è stata scavalcata da tante altre realtà molto più piccole, solo molto più organizzate. E quindi tornerò a confrontarmi con Costabile, parlerò con lui, con le persone che gli sono accanto, ma non esclusivamente per dire fammi spazio o altro, di dire trovare delle soluzioni, perché penso che i cittadini debbano poter scegliere la soluzione migliore è una situazione di responsabilità, cioè dare la responsabilità di amministrare il nostro splendido territorio, la nostra città, a delle persone che almeno siano mosse dall'amore per il territorio, dall'amore per la città, perché è difficile, perché io ho sempre visto il sindaco come la figura di un padre di famiglia che ha tanti figli che sono i cittadini e ha una casa che è il territorio che va preservato e va tutelato. Certo, ti fermo, altrimenti non riesco a farti tutte le domande per il poco volevo tempo. Il discorso della difficoltà. Ecco, quando al mio gruppo ho detto che stavo valutando l'ingresso nella Lega, mi presero nel pazzo, parliamo del 2016-2017, e all'epoca fu una sfida molto molto difficile, dove le prime volte che ci siamo
esposti con i territori a fare i banchetti, tutto il resto appresso, abbiamo avuto le offese. Oggi scopro che sono tutti leghisti, oggi sono tutti pronti a giurare fedeltà alla Lega. Quando abbiamo iniziato questo lavoro che ha portato poi ad Agropoli la prima sede di un partito di centrodestra dopo decine di anni, più di 100 iscritti. Però scusami Giovanni, lo dobbiamo dire, un po' la Lega ha perso il consenso, diciamo, del Salvini quando accusava, insomma, prima di Draghi, no? Parlava di immigrazione, parlava di navi, di ruspe, eccetera, eccetera. Ma è la vita. Nella vita si sale, si tocca l'apice e poi si inizia a scendere. È la vita. Andiamo un poco a centro adesso. Come hai reagito alle dimissioni dell'ex presidente del Consiglio Massimo La Porta, e poi parleremo di Elvira Serra? Allora, le dimissioni di La Porta io le ho viste come, diciamo, una sofferenza, penso, perché ritengo che La Porta si fosse trovato in un contesto che non lo apparteneva più, perché questa maggioranza molto conflittuale, con delle incursioni dall'esterno, oggi è difficile amministrare in questa amministrazione, perché non c'è l'obiettivo della città, del bene comune, e quindi l'amministrazione attuale è più incollata nel fare determinate cose che nel fare il bene della collettività, e questo è sotto gli occhi di tutto. Oggi qualora un giovane in questa amministrazione si volesse avvicinare per cercare di risolvere qualcosa, avrebbe davanti a sé tutta una serie di diktat, tutta una serie di paletti che lo porterebbero a desistere da un impegno. E infatti nella nostra idea dell'amministrazione futura di questa città ci deve essere una regola molto semplice, che è merito. Cioè, tu puoi essere anche di una parte politica avversaria, ma sei una persona di valore, quindi dobbiamo essere noi in grado di poter portare questa persona a raggiungere degli obiettivi importanti, perché ci sarebbe poi una ricaduta sulla gestione cittadina. Allora qui abbiamo invece una realtà di figli e figliastri. Se non entri nell'elenco dei figli non puoi fare nulla, vieni contrastato. Abbiamo degli esempi, ne potremmo parlare. Lo vedi un apparentamento possibile, ipotetico, con Massimo La Porta? Da parte del nostro gruppo? Sì. Ma noi siamo aperti a chiunque. Mi ricordo che a scuola c'erano i buoni e cattivi, ti mettevano vicino alla lavagna, buoni e cattivi. Io dicevo, ma io sono sia cattivo che buono, ci vorrebbe la terza colonna. Non esistono i buoni o i cattivi, anzi, chi dice di essere buono probabilmente è un cattivo vestito da buono. Noi siamo aperti a qualsiasi possibilità, penso che incontrerò anche lui, ne parleremo, vedremo un attimo qual è la sua idea. Penso che lui si voglia cimentare in un discorso civico, ci mancherebbe altro, però qui dobbiamo capire che se mettiamo in campo delle idee, queste idee piacciono e queste idee possono essere realizzate e abbiamo le mani libere perché non abbiamo padroni, Agropoli nel giro di qualche anno noi la ribaltiamo e diventa un qualcosa totalmente diverso a quello attuale. E per me la presenza in un'amministrazione precedente non la vedo come una macchia, la vedo forse anche come una sorta di esperienza e di saggezza che a una persona che non ha mai avuto responsabilità amministrative può mancare. Quindi io sono aperto al contributo di chiunque, purché sia un contributo sano, un contributo sincero, finalizzato al bene della città. Invece Elvira Serra? Con Elvira ho avuto modo di parlare, anche nei suoi confronti, massima stima, ci mancherebbe. Lei però è un po' refrattaria perché ha in mente il fatto di candidarsi col suo gruppo e quindi non è aperta a una discussione di allargare le vedute. Quindi se si parte dalla condizione sine qua non mi candido al sindaco, non penso che si possa fare un ragionamento politico. Le si può soltanto augurare un ottimo risultato, di raggiungere gli obiettivi che si è fissata, e spero per lei che tutto vada nel migliore dei modi. Ultimamente invece è venuto fuori sembra un nuovo candidato, insomma, Raffaele Pesce. Lui ha tenuto a precisare che non è un esponente del centrosinistra come precedentemente avevo, insomma, indicato parlando, mi sembra, con i candidati che prima di te
insomma, hanno incontrato questa trasmissione. Come vedi un possibile accordo con lui, se lo vedi, naturalmente, visto che tu sei molto più schierato a destra, no? Anche con l'avvocato Raffaele Pesce abbiamo parlato, è un amico, penso che a breve si crei un imbuto, ossia la valutazione della consistenza elettorale, perché c'è sempre lo sbarramento per lo scatto del consigliere, c'è la possibilità di vincere, perché io non mi reputo migliore o superiore ad altri. A Raffaele ho detto che mi avrebbe fatto piacere un suo supporto, perché lo reputo una persona degna di stima. Il gruppo che lo sostiene, penso che buona parte, non dico lui, ma la parte del gruppo che lo sostiene, reputo che sia la sinistra agropolese, il centro-sinistra agropolese, quello genuino, quello reale rispetto a quello contaminato che amministra la città. Molti di loro hanno avuto anche problemi politici nel non schierarsi in un determinato alveo della politica di sinistra agropolese, e quindi reputo che sia molto utile per l'obiettivo comune un discorso di, non chiamo apparentamento perché non mi piace, però collaborazione almeno su base programmatica, o eventualmente in un discorso futuro di amministrazione, perché uno può anche collaborare con eventuali consiglieri che all'esito delle elezioni possono risultare di minoranza, ma comunque entrare in consiglio comunale, o eventualmente in un'eventuale posizione unita. Allora, penso che attualmente è un discorso prematuro, perché annunciare la candidatura è semplice, comporre poi le liste e vedere la consistenza diventa un poco più difficile, e questo vale per lui come vale per me, vale per tutti, e quindi è un ragionamento che faremo poi nelle prossime settimane, vedendo anche un po' come la situazione. Ecco, chiudiamo con l'attuale amministrazione. Adamo Coppola scenderà in campo, probabilmente come persona indicata da Alfieri, lì dove non dovesse essere, insomma, accadere questo, suppongo che il sindaco di Agropoli uscente faccia comunque le sue liste. Tu cosa ne pensi? Sarà il candidato di Alfieri? Allora, già questo, vedi, la nostra città è particolare, che viene indicato il sindaco non per capacità, merito o demerito, ma perché ipse dixit, dicevano, di Socrate, l'ha detto Socrate, quindi non è qualcosa da dire. Lasciami sorridere, perché poi dobbiamo pure sdrammatizzare un poco, no? Visto che Socrate ha deciso così, ok, però il discorso che faccio io, e spezzo una lancia a favore del sindaco Coppola, ma soltanto su questo, poi sulla gestione della città ho un po' di difficoltà a spezzare lance, è che comunque lui ha rappresentato un elemento che è riuscito a tenere insieme un qualcosa di molto difficile, un po' come il governo Prodi, tutto il contrario di tutto insieme, lui ci riusciva, anche se devo evidenziare che nel corso di questa consigliatura ne ha persi di pezzi, però non è andato mai sotto un certo punto di vista, bello, anche per nostro demerito, perché se ci fosse stato un giudice unito, combattivo, avrebbe avuto una vita difficile. Penso che Alfieri, visto che è il suo core business, Alfieri abbia due necessità. La prima è non perdere Agropoli, perché perdere Agropoli potrebbe creare un effetto domino su Capaccio Pesco. E la seconda è avere un sindaco, non voglio dire gestito, commissariato da lui, perché sarebbe un po' offensivo nei confronti dell'attuale sindaco, ma quantomeno non ostile, e che lo stia ad ascoltare su determinate cose. In questo momento l'unico sindaco che dà questa, diciamo, tranquillità ad Alfieri è Adamo. Nel momento in cui nelle prossime settimane si possa verificare la possibilità che c'è uno dei due elementi mancanti, è probabile che si possa vedere pure altro. Cioè, se l'appeal dell'attuale sindaco dovesse subire un forte calo, con il rischio di mancata rielezione, questo potrebbe portare a una valutazione di cambiare
il fantino sul cavallo, o quantomeno qualora ci fosse un problema di comunicazione tra i due, anche questo potrebbe comportare. Però la domanda che ti faccio a te, visto che tu fai tante domande a me, è chi potrebbe essere un Coppola bis, una persona da mettere a posto di Coppola attualmente, che abbia più possibilità da un lato di vincere e dall'altro lato di dire signor sì? Penso che non ce ne sia una donna. E quelle che vedo attualmente nel PD non me ne vogliono, ma non hanno una capacità come quella dell'attuale sindaco, cioè non lo so. Grazie Giovanni Basile alle consultazioni di Cilento Channel.